Gas, l'energia della tua città. Buona giornata presenta Linea Diretta. Il sindaco risponde ai cittadini. Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti i nostri ospiti. Oggi non è solo Linea Diretta con il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, ma abbiamo anche con noi il presidente della Quarta Commissione Consiliare Permanente Sanità e Politiche Sociali della Regione Marche. Con noi c'è anche il nostro direttore responsabile. Buongiorno a tutti, bentrovati. Giulia Mancinelli di Vivere Senigallia. Buongiorno. E naturalmente, come vi dicevo ad inizio puntata, abbiamo un sacco di contatti che sono questi. Intanto, a partire dalla mail felix.radiovelluto@gmail.com, potete lasciare un commento, perché da questo momento c'è la diretta Facebook sia sulla pagina di Vivere Senigallia che su quella di Radio Velluto. Poi un numero di telefono in diretta che è lo 071 96 05 938. Poi potete inviare una domanda anche tramite WhatsApp a questo numero 373 50 75 800. Buongiorno a tutti e benvenuti. Luigi, buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno. È bello vederti qui a Radio Velluto, lo sai? Mi fa piacere. Bene, me è un'emozione, perché ho iniziato a 15 anni a Radio Velluto, quindi capirai, figuriamoci. Volevo sentire anche la voce dei nostri ospiti. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ancora a Radio Velluto per questa bella occasione che ci date. Grazie a voi, buongiorno. Mi associo al buongiorno del sindaco e di tutti gli altri. Oggi una puntata davvero speciale, quindi dedicata alla sanità del nostro territorio. Volevo sentire anche la voce di Giulia Mancinelli. Buongiorno Giulia. Sì, buongiorno. Abbiamo già raccolto tante domande che ci sono arrivate in queste ultime ore dai cittadini, quindi siamo possiamo pronti. Partire. Bene, prego. Allora, iniziamo subito con una più che altro una riflessione. Buongiorno, sono Stefano di Senigallia. Qualche settimana fa sono dovuto ricorrere al pronto soccorso per un problema agli occhi. Mi hanno mandato al reparto, mi hanno visitato abbastanza velocemente, mi hanno dato il foglio con la diagnosi, peraltro verificatasi poi sbagliata. Poi, finita la visita, sono dovuto ritornare al pronto soccorso riempendo la sala d'attesa già stracolma per aspettare una firma delle dimissioni. Ho dovuto aspettare un'oretta, ma io dico, perché non far firmare al medico del reparto che mi ha visitato i vantaggi? Non sarei dovuto ritornare al pronto soccorso pieno di gente, non avrei impegnato un altro medico che non sapeva dove sbattere la testa dei numerosi pazienti che c'erano. Sarei andato via un'ora prima. Anche i medici convenivano che era un'assurdità. Riflessione: ma perché in questo benedetto paese dobbiamo rendere le cose sempre più complicate? E soprattutto, quando siamo tutti d'accordo su una cosa, perché non farla? Grazie. Non so chi vuole rispondere. Ci provo io a rispondere. Questa è una questione, come dire, di procedure che sta all'interno, come dire, dell'organizzazione dell'ospedale. Se l'accesso al pronto soccorso è stato un accesso diretto, è chiaro che, diciamo, la brutto termine, ma la pratica viene aperta dal medico di guardia in quel momento che lavora. Chiaramente, se ritiene opportuno la necessità di una consulenza, in questo caso una consulenza oculistica, l'oculista chiaramente fa le sue valutazioni ed è chiaro che ritorna al medico che in quel momento ha preso in carico il paziente e chiude la procedura e fa la certificazione da pronto soccorso. Quindi è una questione di procedure, diciamo, che naturalmente legale, come tutti, esatto, poi dopodiché, come tutte le procedure, non sono immutabili ed eterne, appunto, per qualche volta venire incontro magari alle necessità del cittadino si potrebbero anche modificare per snellire appunto l'iter. Dopodiché, su una diagnosi errata, chiaramente è in carico naturalmente a chi la prestazione l'ha eseguita. Prego Giulia. Sono una mamma, sempre a proposito di oculista, che ha telefonato più volte di recente per prendere appuntamento per una visita ortotistica in ospedale a Senigallia. Il CUP non prende prenotazioni fino a data da destinarsi. È possibile una cosa del genere? Tra l'altro, ho saputo che una delle due ortotiste presto andrà in pensione e non sarà sostituita, dunque ne resterà una sola. Ma guardate, io lascio in questo caso con il pieno conflitto di interessi, quell'unico che ha Volpini, quello fatto di uno che ha competenza in ambito sanitario perché è un grande professionista, due perché sa quali sono le procedure. Mi sento, Fabrizio, di lasciarti queste, sono
belle domande, stanno molto dentro il meccanismo, quindi lo chiedo anche al medico la risposta. No, è un problema, insomma, io ecco, diciamo, è la spia, questa, diciamo, segnalazione del cittadino, della signora, è proprio, come dire, la cartina di tornasole su come purtroppo versano come dire, i nostri servizi cosiddetti territoriali, distretto, insomma. Si è fatto spesso un gran parlare, no, in questi mesi, in questi anni, di ospedale, di apparecchiature tecnologiche, di risonanza, e non si è, parlo chiaramente anche per responsabilità di, non si è data la giusta importanza invece a ciò che succede nel territorio, in questo caso nel distretto, e quindi c'è stato un impoverimento, come dire, di alcune figure, l'ortottista, penso a chi lavora nelle UMEE o nelle UMEE, insomma, ecco, sul quale io credo che dobbiamo fare di più. È vero che c'è tutta la problematica del personale, della riduzione chiaramente del blocco delle assunzioni, che peraltro adesso c'è una schiarita che viene anche dal nazionale, insomma, però su questo terreno io credo che dobbiamo concentrarci di più, perché sono servizi importantissimi nei confronti dei cittadini, in questo caso tra l'altro nei confronti di bambini o di adolescenti, che vanno sicuramente potenziati. Quindi ci vuole una iniezione di personale, di quelle figure intermedie della sanità, ma importantissime appunto nell'equilibrio appunto della salute dei cittadini. Invece ci è arrivata una mail, cerco di sintetizzarla perché è un po' lunga, che credo interessi il sindaco in questo caso, perché solleva un cittadino il problema dell'estate. Essendo una città Senigallia turistica, raddoppia la popolazione e c'è sempre un problema legato al raggiungimento dell'ospedale, all'accesso al pronto soccorso, agli intasamenti. Questo danneggia, nella mail si dice, sia i cittadini che i turisti che vengono e che magari hanno bisogno del servizio sanitario. È molto generica sul raggiungimento dell'ospedale. Credo sia più una riflessione, però, insomma, no, che è assolutamente da affrontare. Il raggiungimento dell'ospedale, penso che con la realizzazione, penso quella viaria, con la complanare, abbiamo organizzato la città in modo che in 4 minuti da qualsiasi punto i mezzi di soccorso e il cittadino possano raggiungere il nostro nosocomio. C'è un'uscita della complanare che è lì, quindi mi sembra che forse fa riferimento a quello che forse all'accesso proprio al pronto soccorso, questo, magari questo, alle prestazioni. Questo è un tema. Intanto noi abbiamo le guardie mediche estive, che l'abbiamo sempre confermato con il personale, quindi che però non visitano i cittadini, è corretto? No. I residenti? No. Sì. Solo per i turisti? Sì, mi diceva che faceva riferimento. Credo sia un cittadino che diceva che comunque c'era un intasamento tra cittadini e turisti. Il tema del pronto soccorso l'abbiamo affrontato, poi Fabrizio, noi così almeno ci capiamo, lo dico oggi con questa bella occasione, noi ci occupiamo di sanità del nostro presidio, del nostro territorio tutti i giorni. Capisco pure che il tema che arriva è sempre l'ultimo, quindi oggi parliamo del pronto soccorso estivo sapendo che c'è un problema enorme sul reperimento dei medici di pronto soccorso su scala nazionale, un problema enorme, quindi tra l'altro la modalità del presidio unico articolato su 3 ospedali ci ha permesso lo scorso anno di sopperire con i medici degli altri 2 ospedali, ossia di Iesi e di Fabriano, di venire in soccorso all'ospedale di Senigallia. Questo è. Io penso, per esempio, quel che facciamo noi con la dialisi estiva, pensando sempre al potenziamento. Noi abbiamo un turismo, non lo dico con il termine proprio, che è un turista che sceglie la città perché ci sono quel tipo di prestazioni. Ovvio che lo vorremmo tutti decisamente più potenziato, vorremmo
nelle liste d'attesa al pronto soccorso, anche per i codici bianchi azzerati, io dico che il potenziamento c'è, lo facciamo adesso anche sul piano degli strumenti, perché è arrivata la nuova risonanza magnetica, è arrivata la nuova TAC, si sta in questi giorni, quando altri polemizzavano sullo strumento quello provvisorio, mobile, invece, quello mobile. Mobile, invece è stata fatta proprio per consentire di non avere buchi prestazionali, è in arrivo l'attacco al pronto soccorso, quindi l'idea di affrontare dentro un percorso di rimodulazione del sistema di prestazione il pronto soccorso e sincronizzarlo con la stagione estiva, mi sembra che ci sia un grandissimo tentativo. Allora vi fermo un momento perché abbiamo una telefonata in diretta, lo ricordo il numero di telefono di Radio Velluto che è lo 071 9605 938. Pronto, buongiorno, sì. Benvenuto. Pronto? Pronto? Sì, prego, buongiorno. Scusi, posso parlare io? Sì, assolutamente sì, prego. Allora, dico quello che devo chiedere al sindaco praticamente. Sì. Allora, gentilissimo signor sindaco, chiedo una cosa, che sarei contenta se mi risponde, che è impensabile chiudere l'ospedale di Senigallia, è troppo importante. Abbiamo un bacino di utenza troppo grande, tutti gli utenti dell'interno, dopo la chiusura dei loro piccoli ospedali, e la città di Senigallia, e le migliaia di persone che arrivano in estate, i turisti. Vogliamo lasciare questa gente senza ospedale e senza assistenza? E poi voglio chiedere che l'ospedale unico, secondo me, guardando dal lato economico, costa il doppio che mantenere gli ospedali piccoli che già ci sono. Comunque, ritornando all'ospedale di Senigallia, un fabbricato che all'ultimo monoblocco è finito 2 anni fa, non credo che sia da buttare via e utilizzarlo per ambulatori. Quindi per me va potenziato e che ritorni alla sua perfezione al 100%. Possiamo... è molto importante. Certo. Possiamo sapere il suo nome, per favore? Mirella. Mirella. Allora Mirella, rispondiamo in coro, così almeno rispondo una parte io, una parte Volpini. Intanto io in maniera lapidaria, così almeno ci capiamo, perché se non lo si fa in maniera chiara, questo è un mondo che non, qualche volta non ha bisogno di articolazioni, l'articolazione della Volpini. L'ospedale di Senigallia viene potenziato e non chiuso. Chi lo dice racconta bugie. Chi lo dice lo strumentalizza, chi ci compara gli ospedaletti che ci sono nella provincia di Pesaro o in giro per le Marche, ce le portano come esempio, non ha capito il ruolo dell'ospedale di Senigallia. Chiaro? Quindi intanto sgombriamo il campo da questo tema, Mirella. L'ospedale di Senigallia non è trasformato in un ambulatorio, l'ospedale di Senigallia vuole essere protagonista. E invito tutti a verificare che cosa è successo nell'ultimo anno. Grazie all'azione combinata che abbiamo messo in campo, sia io come sindaco che il presidente della commissione, ovviamente dentro un processo dove tutto non si può fare tutto, perché è inutile che stiamo a raccontare storie. Quando noi abbiamo un problema serio, qualche volta anche quando non l'abbiamo, lo traduco per i nostri concittadini. Qualche periodo fa un problema serio non era la cataratta, eppure l'andavamo a fare in giro per le Marche quando andava bene, se no andavamo a Cotignola o non so dove per fare la cataratta. Oggi invece siamo ritornati a prestazioni importanti pur avendo perso, come qualcuno dice, l'unità operativa complessa, che è una cosa banale. Quando l'avevamo, facevamo 120 cataratte, oggi siamo ritornati a farne 600-700 all'anno, forse ancora meglio. Ecco, quindi da parte mia l'ospedale di Senigallia viene potenziato,
e lo dimostrano i percorsi che stiamo mettendo in campo. Fabrizio. Sì, io intanto una notizia, perché il sindaco ha fatto accenno al turismo e alla dialisi estiva, insomma. C'era una forte preoccupazione fino a qualche settimana fa sulle difficoltà sul personale di ripartire con la dialisi turistica. Siccome siamo state la prima città che ha fatto la dialisi turistica in questa vista la sua vocazione, siamo riusciti naturalmente a ripartire, e quindi chiaramente verrà di nuovo, come dire, riconfermata. Ma io non sono solito fare bilanci, perché non mi appartiene, insomma. La chiusura dell'ospedale è un tema che più volte si è ripetuto in questa città. Ricordo i primi anni della giunta Angeloni, c'era la città tappezzata da manifesti che chiudeva l'ospedale. Insomma, è una, come dire, è una retorica che spesso chiaramente viene tirata in ballo. Però posso interrompervi un attimo? Certo. Cioè, secondo me c'è un grande problema. Nel momento in cui siamo nella società della comunicazione, quello che manca, sta mancando la comunicazione. Perché se si fa spazio per le credenze, che le credenze sono punti di vista che non hanno a che vedere con l'oggettività, significa che c'è un problema di comunicazione. Posso fare una battuta? No, prego, Luigi? Prego. Non è a caso che siamo qui. Faccio un'indagine, no? Non mi piacciono le indagini d'ascolto, non mi piacciono per la radio, non mi piacciono assolutamente le indagini d'opinioni per la politica e per le attività sociali, ma se dovessimo fare un'analisi sociale e facessimo una domanda: come è organizzata la sanità nella nostra regione? Io sono convinto che non risponde nessuno. Certo, assolutamente. Ci metto un viaggio in America, non lo vince nessuno. Certo, perché non ci capisco nulla, perché, ma questo è un problema che fa parte anche del mondo della politica. Molte volte ci si muove con una velocità. Io adesso non voglio disturbare Hegel con l'atomizzazione, l'autoreferenzialità, eccetera, ma ci si muove con una velocità che non è percepita dal cittadino, quindi dei messaggi non arrivano proprio, e questo lascia spazio, adesso che siamo nel periodo dei social network e delle fake news, lascia spazio, che poi sarebbero le stupidaggini che si raccontavano al bar 30 anni fa, lascia spazio proprio a questo. Quindi secondo me, parallelamente a quello che si fa, bisognerebbe sempre fare delle ottime campagne di comunicazione. Non è che parla l'oste perché vuol parlare del proprio vino, ma secondo me sarebbe un'azione da fare. Adesso ultimamente c'è questa iniziativa dei volontari che vengono messi a disposizione per dare una mano alle persone che arrivano, no? Quindi una buona iniziativa. Si va in quella direzione, cioè bisogna anche comunicare, perché molte volte non si ha la possibilità di comunicare, nel senso di comuni sagere, mettersi nello stesso livello, capire cosa fare, e quello poi genera insoddisfazione. Questo è il mio punto di vista, poi magari mi sbaglio. Sì, sì, hai perfettamente ragione, ma sai, poi ognuno di noi ha una propria, come dire, modalità di approccio, no? C'è chi è, come dire, chi è più social, chi piace più, come dire, vedere il proprio nome e cognome sul giornale, c'è chi invece magari è un po' più schivo. Cioè io capisco l'importanza della comunicazione. Ma dovreste metterlo a bilancio. Però io temo una cosa spesso della comunicazione, che qualche volta si guarda più alla comunicazione piuttosto che alla formazione, dico io. Cioè, quindi ci vuole una giusta misura tra le due cose. Non fine a se stessa. Assolutamente. Spesso d'accordo. Questa cosa si verifica. Comunque vorrei ritornare al tema rispetto alla chiusura dell'ospedale. Allora, noi abbiamo ricoperto tutti i incarichi, tutti i posti liberi dei primari che sono andati in pensione, no? Abbiamo fatto il nuovo primario della medicina, abbiamo fatto il nuovo primario del laboratorio del trasfusionale, abbiamo fatto il nuovo primario della, peraltro tutte figure assolutamente autorevoli e ben riconosciute nell'ambito, appunto, della sanità, non solo marchigiana. Abbiamo fatto il nuovo primario della neurologia, è in piedi la procedura concorsuale per il primario di pediatria, in quanto Senigallia è unità operativa complessa.
Abbiamo, come dire, adesso fuori il primario dell'ortopedia che è andato in pensione recentemente. Quanto dico abbiamo fatto il primario della cardiologia? E quanto dico i primari? Non è che dico solo persone, intendo l'organizzazione, come dire, di un'unità operativa, e quindi intendo, come dire, risposte assistenziali per appunto i cittadini. Abbiamo assunto in medicina piuttosto che in neurologia, cioè il numero preciso non ce l'ho perché non me sono portato dietro. La gastroenterologia che era uno dei punti che dolenti, come dire, dell'ultima fase di questo. Loro di Radio Velluto lo sanno, perché io vengo qui ogni tanto a parlare con i cittadini, interviene di solito il comitato che c'ha il tema del giorno che improvvisamente poi abbandonano. Allora, il tema gastroenterologia, avete smaltellato la gastroenterologia, un fiore all'occhiello del nostro ospedale, invece? Ecco, la gastroenterologia, intanto quel fiore all'occhiello, se mi permettete, insomma, l'abbiamo voluto noi qualche anno fa, sì, quando nessuno ci credeva. Abbiamo fatto la battaglia perché fosse l'unità operativa complessa, perché il suo direttore fosse anche coordinatore di tutta la gastroenterologia di area vasta. Abbiamo fatto sì che qui ci fossero i letti di ricovero di gastroenterologia, cosa che ci sono soltanto nelle aziende ospedaliere e basta, e in qualche ospedale importante come Ascoli piuttosto che Fermo, se no per il resto i posti letto non ce l'ha nessuno di gastroenterologia. C'è stato un vulnus legato, torno a ripetere, molto probabilmente a qualche ritardo nostro, ma anche a uno dei motivi per cui oggi gli ospedali soffrono, le strutture, alla mancanza proprio di figure specialistiche, perché insieme ai pediatri, insieme ai medici del pronto soccorso, insieme agli anestesisti, i gastroenterologi sono appunto una figura specialistica che è come dire carente in questo. Comunque è stato fatto il concorso e appunto recentemente hanno preso, qualche settimana fa, forse due, forse tre, non mi ricordo, preservizio tre nuove gastroenterologhe e quindi ci sarà. Sono stati riportati 10 posti. Sono riportati, ci sarà il ripristino di tutte le attività che sono quelle della diagnostica ambulatoriale, che sono quelle degli screening, perché Senigallia è sede del screening del cancro del colon, come riferimento dell'intera area vasta. Quindi anche quella dei ricoveri e anche quella della epatologia, perché è vero che se, come dire, ha chiesto la mobilità un medico gastroenterologo che faceva la gastroenterologia, ma una delle tre che è arrivata, il dottor Brunelli, che è responsabile la sostituirà con una di queste tre dottoresse. Quindi il ripristino completo anche dei ricoveri, magari con maggior gradualità, di tutti i servizi della gastroenterologia, che forse negli ultimi tempi era quella che aveva sofferto di più. Con i lavori strutturali che sono stati già progettati per le nuove sale monoblocco della gastroenterologia. E le nuove sale endoscopiche. Questo lo dico per la signora Mirella, che come si vede, e forse anche come mal comunichiamo o come facciamo difficoltà qualche volta a contrastare quel tema che va molto di moda, cioè la negativizzazione delle nostre peculiarità, dimostra che invece l'ospedale vuol far tutto tranne che chiudere. Vuole stare sì con autorevolezza dentro un sistema e lo vuol fare sapendo che tutto dappertutto non si può fare, non si può fare. Lo dico, guardate, entrando dentro un periglio complicato. Cioè, se un ospedale ha 300 nascite l'anno, non è un problema di risorse, è un problema di sicurezza, che non può rimanere quel punto nascita aperto. E non Maurizio, faccio... ci siamo d'accordo. Io ho visto nascere la diversificazione, la riorganizzazione della sanità fin dal suo, certo, dalle sue basi, no? Quindi sicuramente l'idea di cercare di razionalizzare e cambiare l'organizzazione generale della... E migliorare la professionalità. Assolutamente d'accordo. In una regione però che si chiama Le Marche, ricordate bene. Quindi ovvio, una regione dove ci sono 88 teatri, un modo molto campanilistico e localistico di ragionare. Un senigallese, se arriva a Montemarciano nella maggioranza, per lui già è arrivato alla frontiera, capisci?
mentalmente, è abituato mentalmente così, qualcuno sì. non è mai arrivato quindi a Marzocca. Ti faccio la battuta, poi si va a partorire a Rimini. D'accordo, d'accordo. Perché non è un tema assolutamente da d'accordo, questo... ma è il modo di ragionare, cioè il ma questo è un problema che io ho trovato a Cingoli, che ho trovato da tutte le parti, cioè quello era un presidio, una sicurezza che poi non ci si è mai andati, ma era una sicurezza psicologica, certo, no? Certo. Secondo me nella riorganizzazione è giustissima, perché bisogna razionalizzare, e in fondo siamo in una regione che in un'ora e mezzo la percorri tutta, due ore, no? Se vai a Roma, io delle volte arrivavo molto prima io da Senigallia al centro di Roma che una che stava in periferia al centro di Roma, per dire, no? Però queste cose qui bisogna raccontarle bene, perché è un cambio di cultura, è un cambio di mentalità. Allora la signora deve pensare che per certe determinate cose non va più in quell'ospedale lì, si va da un'altra parte dove ha la specializzazione, che è molto meglio. Però non si racconta bene, e questo lascia spazio allora a tutte le chiacchiere da bar che adesso confluiscono sui social network, giustamente come dice Umberto Eco. Allora, i cittadini devono sapere che esiste un piano nazionale degli esiti, che significa che c'è appunto una cabina di regia in capo al Ministero della Salute, dove vengono convogliate tutte, come dire, le informazioni che derivano soprattutto sì. dall'ospedale, ancor poco secondo me dal territorio, e questa è secondo me una carenza, dove quasi ai raggi X vengono esaminate le attività che appunto i reparti, le divisioni svolgono, e tu devi rimanere all'interno appunto di un standard che garantisce qualità di assistenza per l'intervento chirurgico piuttosto che per quel tipo sì. di... E a questo la riorganizzazione non deve essere letta in termini di, come dire, soltanto risparmio o comunque certo. ma deve essere vista proprio, come dire, come una garanzia di qualità di assistenza a vantaggio del cittadino. Esempio, scusatemi, abbiamo il tassativo, scusatemi tanto, certo. dobbiamo mandare un momento la redazione. Io intanto ricordo i contatti, soprattutto il numero di telefono in diretta, che è lo 071 960 5938, quindi linea diretta speciale sanità torna tra poco. Radio Velluto Notizie. Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Sarà completato ad aprile 2020 il tratto Ancona-Perugia della quadrilatero Marche-Umbria. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a margine della sua visita di ieri al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della quadrilatero insieme al ministro Danilo Toninelli. Mancano solo due tratti, ha spiegato Conte ai giornalisti facendo vedere la carta. Collegheremo il porto di Ancona a Civitavecchia, ha aggiunto il presidente del Consiglio. È un corridoio strategico per il piano infrastrutturale appenninico. La procura di Ancona ha chiesto una condanna a 3 mesi di carcere per entrambi i genitori di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli, morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale mal curata. Nel procedimento che si svolge davanti al GUP Paola Moscaroli, padre e madre del piccolo sono accusati di concorso in omicidio colposo aggravato, insieme a Massimiliano Mecozzi, medico di Pesaro specializzato in omeopatia, cui viene addebitato di aver consigliato ai genitori di curare il bimbo solo con preparati omeopatici invece che con gli antibiotici. Un'importante operazione antidroga è stata condotta nelle ultime ore dalla polizia ed è ancora in corso a Senigallia. 3 le persone fermate e condotte in commissariato, 2 mercoledì ed una ieri sera. Il blitz è scattato alle 14 di mercoledì, quando le squadre del commissariato hanno fatto irruzione in una casa lungo la Corinaldese, non lontana dal cimitero maggiore delle Grazie. Da questa perquisizione e da successivi accertamenti sarebbero emersi ingenti quantitativi di droga, tra cui anche eroina. Nell'abitazione controllata nei pressi del quartiere delle Grazie erano presenti degli stranieri originari dell'Africa centrale. Silvana Amati, Stefano Schiavoni, Giuliana Solfanelli, Alfonso Benvenuto e molti altri amici hanno dato vita, a un mese esatto dalla morte del professor Carlo Bugatti, ad un'associazione che prende il suo nome e che avrà lo scopo di continuare la sua opera per le arti visive e la città di Senigallia. Le attività dell'associazione saranno quelle di mantenere contatti locali, nazionali ed internazionali e di ottenere nuovi fondi fotografici. È tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto. Tutte le notizie e gli approfondimenti sono su www.radiovelluto.it. Radio Velluto Notizie.
La prossima edizione fra 30 minuti. Linea diretta. Linea diretta. Linea diretta. Il sindaco risponde ai cittadini. Allora, siamo rientrati, non c'è solo il sindaco naturalmente, stamattina abbiamo con noi anche Fabrizio Volpini. Luigi, prego. Allora, molto velocemente, perché Giulia ha raccolto delle domande, sì, e andiamo subito con le domande. Si agganciano proprio a quello di cui si parlava. Una mamma dice: ho partorito poco tempo fa nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Senigallia, vengo da Ostra, e devo dire che è stata un'esperienza unica per la qualità dei locali, per il personale e per i medici. Mi sento di ringraziare davvero tutti di cuore. Quindi questo un po' conferma. Beh, noi ringraziamo. Possiamo insomma dire qualcosa su, certo, questo? Intanto come no, registriamo positivamente insomma, ecco, la soddisfazione di questa mamma, e alla quale tra l'altro rivolgiamo anche gli auguri. Certo. E uno dei temi che ci siamo posti appunto con la nuova responsabilità era proprio quella appunto di potenziare il punto nascita della nostra città. E abbiamo cercato di farlo proprio perché c'è un indice di natalità basso. E quindi sempre la scure della chiusura rispetto al numero dei parti non... Certo. Abbiamo cercato di aumentare, come dire, l'appetitività della qualità del servizio attraverso la qualità del servizio. Abbiamo quindi ultimato quelle benedette sale parto che erano lì ferme non so da quanti anni, certo, lo ricordate, la vasca. Poi abbiamo migliorato il servizio introducendo la parto analgesia, ma strutturata. Che è difficilissimo da dirlo, come ha detto? Parto analgesia, che significa parto indolore, va bene, che contrasta un po' con un assioma, come dire, certo, no? Però noi l'abbiamo introdotta in maniera strutturale, cioè significa che una donna, essendo anche un LEA, la parto analgesia, che vuole partorire senza dolore, ha il suo anestesista, sia che chiaramente il parto avvenga di notte che il parto avvenga di giorno, ha a disposizione un anestesista che fa la peridurale e quindi fa in modo, come dire, che il parto non avviene con appunto, certo, quei con dolori sofferenza. E questo cosa ha fatto però? Ecco, non ci ha portato ad avere dei numeri stratosferici, però ha fatto sì che la nostra ostetricia nel 2018 è stata, nonostante la tasso di denatalità generale, l'unica che ha fatto un di poco, ma un più, hanno fatto tutti un meno, tutti i punti nascita, uno non abbiamo chiuso, Fabriano, e il nostro ha fatto un più, e quindi questo ha, come dire, come conferma di una politica sanitaria che abbiamo messo in campo. Giulia, abbiamo un sacco di domande. Buongiorno, sono Simone, ho mio padre malato di Alzheimer e vedo le tante difficoltà nell'assistere questi e anche altri malati cronici e nell'aiutare le famiglie con strutture adeguate. Ci sono anche poche strutture e forse risorse. Guardate, io sono ospite vostro tante volte, sono anche molto contento, ma oggi c'è Fabrizio e siccome su questo ne ha fatto una battaglia personale e forse poi domani... Poi ce n'è una però che... Mi chiama tutti. Certo, no, ci devono chiamare in casa. Fabrizio, prego. Ma io so che la demenza, l'Alzheimer in primis, è uno dei temi, come dire, più difficili da affrontare, soprattutto perché non è una malattia soltanto dell'individuo, ma riguarda l'intera famiglia. Certo. Io credo che di questo problema ne abbiamo cominciato a prendere, come dire, coscienza qualche anno fa. Sì. In questa città ed è una società che sta sempre facendo più conti perché con la società invecchia tutto e insomma oltre 15 anni fa in questa città forse non si è accorto nessuno, grazie a una collaborazione tra il comune del Senigallia nell'allora figura dell'assessore Volpini, no allora era la Pinamassi, io sono arrivato subito dopo, della divisione di neurologia della, allora era la zona, oggi è l'area vasta, del volontariato, la cooperativa Il Granaio e della struttura, la fondazione Operapia, si è aperto il primo centro diurno per malati d'Alzheimer, dove appunto prima... Io posso testimoniare perché ho mia mamma lì e devo dire che il lavoro è ottimo. Poi l'abbiamo ampliato come numero di posti.
e chiaramente che è rivolto a una pazienti che hanno appunto un grado di malattia ancora, come dire, nelle fasi iniziali. Quando ancora appunto la farmacologia non è in grado di dare risposte esaustive e allora è solo, come dire, l'animazione, è solo, come dire, la socialità fatta da operatori chiaramente competenti che in quella struttura è fatta, che si cerca di far mantenere le abilità cognitive di questi pazienti. Però è chiaro, la malattia avanza, la malattia progredisce e quindi si arrivano agli strati, come dire, e purtroppo si è carenti ancora nell'assistenza domiciliare e abbiamo, come dire, pensato di invece rispondere ai casi più gravi attraverso che cosa? Una residenzialità, che fino adesso era una residenzialità un po' diffusa tra le nostre varie residenze protette. E guarda caso, domani, nella Fondazione Operapia, proprio in continuità di questa filiera assistenziale, verrà inaugurata la prima RSA Alzheimer della regione, specifica per l'Alzheimer. E guarda caso, ecco, questa scelta è stata una scelta, come dire, coerente rispetto a un percorso iniziato, ma soprattutto coerente rispetto a quello che dicevi tu, sul fatto che oggi sono cambiate le necessità assistenziali. Assolutamente. Allora scusami Luigi, abbiamo una telefonata in diretta, quindi naturalmente è arrivato Silvano del comitato cittadino per l'ospedale di Senigallia. Naturalmente la premessa che faccio sempre a Silvano è che non apriamo un dibattito, quindi abbiamo la domanda, la risposta e il diritto di una replica, per cui prego Silvano, buongiorno. Buongiorno Lolla, buongiorno a tutti. Io sono contento che ci siano entrambi i responsabili cittadini della nostra sanità, perché ho diverse domande, ma per questioni di tempo devo rimanere specificamente su una. Se mi rispondono sono contento e mi risponderanno, ma vorrei ribattere a entrambi. La domanda, dopo aver sentito bene tutta la trasmissione, è semplicemente questa: ma come fanno a dire che va tutto bene nell'ospedale di Senigallia se 7 unità operative complesse non ci sono più, nel senso che non ci sono più come primari, quindi non ci sono più come personale, non ci sono più come attrezzature, 7 sono perse. Loro ribattono che sono stati fatti quelli della medicina, quelli della neuro, ma se non c'erano quelli erano 9, 10. La gastroenterologia, di cui si vantano tanto, l'hanno chiusa il 1° luglio del 2018, hanno tolto i posti letto e quindi praticamente era diventato un ambulatorio. Ora ci sono nuovi medici e di questi siamo contenti, ma per formarli quanto tempo avrà il dottor Brunelli, che il prossimo anno andrà in pensione, e i 10 posti letto tolti quando verranno ripristinati? Grazie. Fabrizio aveva detto che dovevo rispondere io al comitato, però siccome è talmente centrata la domanda, mi sembra che lo possa fare comodamente lui, perché io i temi li conosco talmente bene. Intanto le unità operative complesse sono state tolte, come dire, dalla precedente amministrazione regionale in risposta a una legge sovranazionale che era prima il Balduzzi e poi diventata il DM70, che imponeva in tutta Italia la riduzione del numero di unità operative complesse. Certo. E nella nostra nell'articolazione delle reti cliniche della Regione Marche e nella logica di quell'ospedale unico di cui prima parlava Maurizio, articolato su 3 presidi ospedalieri, anzi allora addirittura i presidi ospedalieri 4. Erano 4, perché c'era anche Osimo, che poi è entrato nell'IRCA e quindi non fa più parte dell'area vasta 2, ma nella nostra area. E Senigallia ha messo chiaramente giù, per volontà appunto di questo disegno più generale, l'unità operativa complessa di radiologia, l'unità operativa complessa di oculistica,
l'unità operativa complessa di, del laboratorio analisi, che significa non avere più, come dire, il primario, non che si sono persi, certo, i servizi, ok? Ma come dire, ottenuto quelle altre unità operative. Rispetto alla gastroenterologia, ma pare che nessuno ha negato le difficoltà che la gastroenterologia ha avuto, però è chiaramente non corretto dire che si è chiusa la gastroenterologia, perché i ricoveri di gastroenterologia, quindi sotto la guida del gastroenterologo, sono sempre, come dire, ci sono sempre stati, solo che si appoggiavano o alla chirurgia o alla medicina, va bene? E dire che quanto tempo ci vorrà perché questi si formino, questi sono tre gastroenterologhe che già sono formate, che già lavorano, che già svolgono, come dire, delle attività all'interno della clinica gastroenterologica di Ancona, quindi sono già formate e guarda caso sono già operative. Se poi si tratta, come dire, di creare un'armonia, un'organizzazione con il primario, è un altro ragionamento, ma io credo che il dottor Brunelli sarà in grado, e come sta già facendo, a trovare, come dire, quell'armonia e quell'organizzazione per dare le risposte che servono a questo territorio. Allora andiamo con il commento, in modo tale che diamo anche a Giulia la possibilità di fare le altre domande, perché sono tante. Prego. No, volevo dire intanto di abbassare la radio, perché sennò c'è un rientro incredibile. Silvano, sì, prego. Non so, posso rimanere, perché ancora... Sì, sì, sì. Abbassa la radio, mi raccomando. Sto sentendo le esternazioni del dottor Volpini, che chiaramente non condivido, perché come non condividono i cittadini, perché ha richiamato la legge Balduzzi. In base alla legge Balduzzi, il dottor Volpini non ha fatto nulla affinché non fosse tolta l'UTIC di cardiologia dall'ospedale di Senigallia, nonostante noi avessimo le maggiori prestazioni di Iesi e Fabriano, perché i cittadini devono sapere che l'ospedale di Senigallia è stato smembrato, è stato declassato rispetto a Iesi e Fabriano. È chiaro? È chiaro questo? E quindi voglio dire, lui in base alla legge Balduzzi, che richiama, come dire, positiva per alcune cose, in base a questa legge Balduzzi ha tolto. È stato uno dei tanti che con la delibera determina 361 ha tolto la LUTIC dall'ospedale di Senigallia. Su questo voglio dire, cosa c'ha da dire se non le responsabilità immani che ha avuto dal 2015 ad oggi? E non dica che questa è stata una cosa voluta dalla vecchia gestione politica. No, perché la vecchia gestione politica ha dato l'atto di indirizzo, ma questa gestione di cui lui fa parte dal 2015 è stata questa gestione che ha declassato l'ospedale di Senigallia. Ne avrei tante altre, va bene, se c'ho possibilità di... Allora, ma magari organizzeremo di nuovo un incontro più complesso e più lungo, però, quando avremo anche il canale televisivo. Però siccome ha fatto riferimento all'UTIC, insomma, sì, così buttata. Buttata là. Intanto, cioè, appunto, la previsione, come dire, per Senigallia da parte di quelle reti cliniche fatte dalla giunta precedente, prevedeva, sì, come dire, no la perdita dell'UTIC, ma addirittura la perdita dell'unità operativa complessa di cardiologia. Allora il dottor Volpini era assessore al comune di Senigallia, c'era il sindaco di Senigallia, sempre Mangianardi, ma Volpini, e abbiamo riottenuto, proprio per la battaglia fatta da entrambi, l'unità operativa complessa, quindi il primario, che poi dopo è stato fatto, va bene, è in cardiologia, con un indirizzo riabilitativo. Dopodiché, torno a ripetere, rispetto all'applicazione che l'ASUR di quell'indirizzo ha fatto, credo che abbiamo preso le distanze, perché abbiamo fatto in modo di sospendere quella determina, e quindi tant'è che a tutt'oggi l'UTIC continua a funzionare
il problema oggi della cardiologia è che mancano i cardiologi, e quindi si sta lavorando per trovare i cardiologi, perché qualcuno va in maternità, qualcuno magari va in pensione, quindi si tratta male. Quindi il problema della cardiologia oggi è questo, sul quale appunto, come abbiamo fatto con la gastroenterologia, come abbiamo fatto con altri servizi, cerchiamo di affrontarlo dentro un quadro, come dire, complicato, che è caratterizzato anche dalla difficoltà di reperimento dei medici, che non riguarda Senigallia ma riguarda l'Italia. Grazie Volpini. Allora, le altre domande, Giulia? Una in particolare riguarda il tema delle vaccinazioni, su cui la regione e anche il comune di Senigallia sono intervenuti anche in maniera legislativa, e dicono qual è la percentuale dei bambini non vaccinati a Senigallia e nelle Marche, e a questi bimbi è stato interdetto l'accesso ai nidi, agli asili e alle scuole? Grazie. Allora, intanto la notizia che grazie appunto alla legge sull'obbligo, sul quale in questo momento si sta discutendo a livello nazionale, è addirittura di fare una deroga, no? Che è quella appunto di togliere, no, l'obbligo della certificazione per l'ingresso, sì, insomma, oppure lasciarla solo per il morbillo, con tra l'altro appunto il vaccino per il morbillo singolo non esiste, quindi non so. Comunque questo è un problema che riguarda la politica nazionale. Sì. Le Marche, che erano appunto cadute vertiginosamente come coperture vaccinali, sia su quelli l'esavalente, che sarebbe quello obbligatorio, che l'MPR dove c'è il morbillo, sì, ha riportato, come dire, le coperture a quel livello di guardia ancora non preciso, perché il 95%, siamo più o meno al 94-93% a seconda dei vari territori, abbiamo riportato a percentuali importanti, sì, anche il morbillo. Su il discorso della ammissione a scuola, so che sui nidi c'è stata, come dire, l'applicazione, diciamo, rigorosa della norma. Sulle materne, chiaramente si è, come dire, i singoli dirigenti scolastici, chiaramente in una comunque una logica di cercare appunto di rispettare la legge, però credo che qualche il sindaco c'ha qualche dato, perché il comune aveva fatto anche, no, aveva, beh, noi, io lo dico con grande orgoglio, sempre, perché siamo sempre noi due, quindi sì, e noi siamo stati grazie alla nostra regione che aveva già preso un provvedimento, il comune che si era immediatamente adeguato, il primo comune che aveva reso obbligatorio dentro gli asili nido la vaccinazione dell'allora, quattro. Sì. Poi le cose sapete come sono andate, noi ovviamente continuiamo per le nostre con grande rigore. Il problema oggi è il quadro normativo nazionale, che dà delle momentaneamente delle deroghe e non ci obbliga all'esclusione dei ragazzini e delle ragazzine da scuola, che è brutto così tanto da dire, però dovremmo avere certezze anche per noi amministratori, soprattutto per con l'indice spannometrico, no? Perché ho capito che dati sono pochissimi. Sì, a Senigallia è pochissimi, perché c'è stata una bella risposta al cambio della legge, insomma. Io penso che siano meno di 5 le situazioni. Buongiorno, sono di Trecastelli, un messaggio arrivato proprio adesso. È possibile aspettare 5 mesi per una visita cardiologica con il Sistema Sanitario Nazionale e 2 giorni con il privato? A me è successo questo, grazie. Volpini, lo dico anche al medico di base. Il problema, chiaramente la domanda apre il capitolo delle liste d'attesa, insomma, no? E quindi è stato uno dei temi sui quali questa amministrazione regionale si è subito misurata. Devo dire il presidente assessore su questo è stato sempre molto determinato. Io, proprio per il mestiere che faccio ormai da oltre 38 anni, sono, come dire, stato anche un po' sciottico, perché conosco il problema, prudente. È anche molto prudente. Però devo dire la caparbietà e la determinazione con la quale è stata affrontata è stata utile, insomma. Mi spiego. La settimana scorsa il ministro della sanità Grillo ha emanato il nuovo piano d'abbattimento delle liste d'attesa, che dovrà essere portato in conferenza Stato-Regioni, sì, e dovrà essere approvato dalla conferenza e poi declinato naturalmente nelle varie regioni. Ti interrompo per Fabrizio, per dirlo ai nostri radioascoltatori, che non è un problema di Senigallia, è un problema nazionale.
Allora, bene, quel piano, in quel piano gran parte delle azioni che sono previste in quel piano, questa regione, a partire dalla delibera 808, che è stata una delle prime delibere della, della giunta regionale, le azioni che stanno, sono azioni che già stanno nelle nostre delibere che abbiamo fatto, quella appunto della 808 e quella che abbiamo fatto ad agosto, e ci sono una serie di azioni, e qui vengo un po' alla risposta, per esempio quella di scrivere sulle ricette, sulle impegnative, come vengono chiamate, la priorità, ovvero mettere, no, soprattutto per alcuni tipi di prestazioni che sono le 43 che riguardano naturalmente il piano, mettere se è urgente, se è breve e se è appunto invece differita, e in base appunto a come viene indicata la priorità tu devi dare una risposta, cosa che prima non avveniva, quindi già questa, più un'altra serie di azioni che sono state fatte, che adesso stanno nel piano nazionale, quella della presa in carico, noi l'abbiamo fatta per quattro malattie soprattutto croniche, adesso è estesa a tutte le malattie croniche. Cosa significa la presa in carico? Significa che se Volpini prescrive a Mangialardi una visita cardiologica e un elettrocardiogramma e lui fa la visita e il cardiologo ritiene che ha bisogno, come dire, di fare ulteriori accertamenti per capire, non deve più ritornare da me, ma chiaramente è il cardiologo stesso che lo prende in carico e magari se c'è da richiedere un esame lo richiede lui, anzi addirittura dovrebbe fare le prenotazioni. Questa è un'altra azione. Poi abbiamo aumentato di molto, come dire, l'attività degli orari di in cui le macchine lavorano, soprattutto alcune macchine. Certo, ancora ci sono, come dire, tante cose da fare. L'ultima è dell'altro giorno, quella del bonus malus. Mi ha tolto le parole di bocca, perché se c'è anche questa necessità significa che non c'è nemmeno tanta educazione. Esatto, quella del bonus malus significa se la prestazione non viene garantita no, dal sistema pubblico in base a alla priorità che sta scritta sull'impegnativa. Quindi bisognerebbe vedere, per esempio, se qui non viene bisognerebbe vedere il codice aveva segnato se il medico l'aveva segnato o non ha segnato. Certo. Se appunto il pubblico riesce a garantire la prestazione entro i tempi stabiliti, tre quindi giorni, facciamo l'esempio, 60, se io dovevo avere una visita la prossima settimana e la struttura pubblica non è in grado di garantirla, puoi rivolgerti a una struttura privata convenzionata e quella prestazione la paga però il sistema pubblico sanitario nazionale. Però c'è anche il malus, è quella cosa che sono domandato, dico ma perché c'è anche il malus? Vuol dire che c'è poca educazione da parte anche del cittadino? Perché è necessaria anche una responsabilità da parte del cittadino. Perché qualcuno prende l'impegno e non ci va. Siccome abbiamo chiaramente un 20-25%, forse anche qualcosina in più, di prenotazioni che poi vengono evase, cioè non si presentano, allora in quel caso, come hanno fatto altre regioni, se tu non presenti e naturalmente devi portare la giustificazione, certo, perché certo, se stai male, e la prestazione la paghi ugualmente. Giusto, perché a quel punto vuol dire che stai dando fastidio agli altri. Quindi cittadini. Un'azione, come dire, molto impegnativa, penso alla dematerializzata. Oggi, quando siamo partiti, la dematerializzata in questa regione non veniva fatta, nonostante che era un adempimento che bisogna. Oggi siamo arrivati alla dematerializzata, che io chiamo decolorata, ma comunque vabbè, che per la farmaceutica è quasi arrivata oltre il 90%, sulla specialistica, che significa la diagnostica, insomma, esami piuttosto che esami radiologici, siamo arrivati al 50-60%, quindi credo che sia una buona percentuale. Adesso Luigi abbiamo non una domanda ma una bellissima foto che non vi posso ovviamente mostrare per ragioni di privacy, ma vi dovete fidare di me, ce la manda Cesare, una foto della sua mamma anziana, ovviamente non autosufficiente, che lui accudisce appunto in casa proprio per l'argomento che trattavamo prima, che sta pranzando e dice oggi pesce, quindi anche un bel messaggio, certo, comunque positivo. Per tornare invece alle altre domande, dice Senigallia ha fatto una battaglia in favore della consapevolezza scientifica in medicina, in particolare sui vaccini, eppure le farmacie comunali continuano a vendere prodotti omeopatici che non contengono alcun principio attivo. Perché questa ipocrisia? Perché il sindaco. Beh, qui è un po' un tema. No, io lo lascio a Fabrizio quasi per mio conflitto di interesse.
È vero, beh, non sai, ci avevo pensato. È un dibattito, insomma, aperto, quella della, dell'omeopatia, dei farmaci, anzi io li chiamo rimedi omeopatici. Certo, allora è chiaro, la scienza, come dire, quella ufficiale, ultima, è stato un lavoro fatto in Australia, insomma, ne ha sempre, come dire, tutta una serie di lavori che si sono svolti negli anni, insomma. Sì. Non ne ha mai riconosciuto un valore terapeutico, insomma, se si utilizza il metodo, il criterio, appunto, che utilizza la scienza, ecco. Per cui torno a ripetere, ecco, io però, insomma, questo è un paese in cui esiste, ecco, anche libertà, come dire, di opinioni. Ma se noi siamo nell'ambito del linguaggio, no? Il linguaggio, in fondo, un metodo scientifico è basato su determinate, certo, caratteristiche. Sì. L'omeopatia esce dalla scientificità. Perfetto. No? Ecco, allora, a me interessa che l'omeopatia, e ho fatto una battaglia. Poi se qualcuno ritiene che gli faccia bene, esatto, perché no? Io ho fatto una battaglia su questo. Ecco, ecco. Io credo che chiaramente sia profondamente sbagliato. Tant'è che, appunto, io tutte le volte mi sono opposto, anche quando qualcuno nella nostra religione qualche tentativo l'ha fatto, quella di considerare i rimedi omeopatici e di renderli a carico del sistema sanitario, certo, nazionale. Certo. Cioè, ok? Perché, appunto, non avendo, siccome noi parliamo per LEA, e quindi sono diritti del cittadino, certo, quelli da avere, è chiaro, siccome questa non ha le caratteristiche, appunto, della scientificità, e che un sistema sanitario nazionale, siccome, non lo può prendere in carico. Però, siccome esperienze in giro ci sono. Sì, noi non. Ma qui siamo sempre nell'ambito. C'è un ospedale in Toscana. Dove, però, dove la domanda, appunto, ritornando alla domanda, voi non potete obbligare la farmacia assolutamente. Vendono le creme per le rughe. Assolutamente no. Non è che posso vietare. Certo. Assolutamente no. Quindi. Adesso abbiamo le prossime due domande che ci arrivano da operatori sanitari, e questo ci fa piacere, perché anche da chi sta dall'altra parte della barricata. Mi sembra di capire, da parte di due medici. La prima dice: come medico donna neoabilitato che mi affaccio alla professione medica, mi ritrovo a dover coprire come prima esperienza alcuni turni nell'ambito della continuità assistenziale, l'ex guardia medica. Alcune postazioni non consentono di lavorare in sicurezza, come quelle in cui si è soli o in locali non dotati di adeguati sistemi di sicurezza, telecamere, inferiate al piano terra, che dovrebbero essere previste dal contratto nazionale. Alcune postazioni consentono di lavorare in maggiore sicurezza, dove ad esempio si ricorre il turno in due medici, o in cui l'ambulatorio è condiviso con la Croce Rossa, come a Iesi, o all'interno dell'ospedale, come avviene a Senigallia. Vorrei sapere se è in programma la messa in sicurezza di tutti i locali e anche la guardia medica turistica, e delle condizioni in cui il medico si ritrova a lavorare, sottolineando che il servizio per la popolazione di assistenza, appunto, è essenziale e consente di evitare che i pazienti affollino il pronto soccorso, soprattutto se non richiedono un intervento in emergenza, ma comunque non differibile nella giornata successiva. Inoltre sono in programma alcuni dispositivi per i medici che consentono la chiamata ad un numero di sicurezza in situazioni di pericolo, ma questi non sono ancora presenti nelle postazioni o nelle poche in cui ci sono i dispositivi non sono funzionanti. Quando saranno disponibili per tutte le postazioni di punto di sicurezza? Allora, chiaramente pone il tema della sicurezza, appunto, dei medici, soprattutto dei medici più indifesi, che sono i medici di continuità assistenziale, i cosiddetti medici di guardia, insomma, nei confronti dei quali va tutta la mia solidarietà. Io per 3 anni ho fatto quel lavoro tanti anni fa, e quindi, diciamo, lo conosco. Lo ricorda con nostalgia. No, te lo ricordo con nostalgia, non solo perché ero molto più giovane, ecco. Ma lo ricordo con nostalgia perché per me è stata una grande palestra formativa, certo, insomma, quindi sulla quale mi sono misurato, e ancora ho, come dire, dei ottimi ricordi. E è chiaro che le postazioni devono essere rese il più sicure possibile, e su questo, torno a ripetere, negli anni invece il tema non è stato posto. È stato posto ultimamente proprio perché in giro per l'Italia accade di tutto, aggressioni sia soprattutto a personale, a medici donna. I medici, i rappresentanti sindacali dei medici di guardia, dei medici della continuità assistenziale, hanno posto il problema più volte. È stato fatto un tavolo in ASUR, e, appunto, diceva Giulia,
hanno sperimentato l'utilizzo di questa GPS, di questo trackers, come si chiama, che naturalmente in caso di necessità entra in funzione e chiama il 118, il quale a sua volta può arrivare o con una, in caso di pericolo, con l'ambulanza, oppure addirittura è in collegamento con le forze dell'ordine. Quindi diciamo un sistema attivo, ma un sistema qui attivo. Parlavo di un sistema passivo, però, no? Cioè di feriate. Quello riguarda le postazioni. Certo. Poi anche parlava di appunto esatto, se tu vai fuori, magari ti chiamano a domicilio piuttosto che, e allora si usa questo strumento. Sì. Questo strumento è stato sperimentato in tutte le aree vaste, i 10 che diceva, però è stata fatta la gara e dovrebbero adesso arrivare circa 100-150, per cui tutti i medici appunto potranno essere dotati di questo strumento. Io mi auguro di farlo entro l'estate. Perlomeno gli uffici mi hanno detto, cioè parlando con loro, mi hanno detto che insomma è in fase di realizzazione. Accorpo l'altra domanda che arriva sempre da un medico: sono un medico neoabilitato in attesa di sostenere l'esame di specializzazione. Si parla in continuazione della carenza di medici specialisti e dell'imbuto formativo a cui siamo sottoposti, che coinvolge ogni anno migliaia di medici sul piano nazionale. Dato che a livello regionale sono già previsti alcuni contratti per le specializzazioni, si parla di 1 o 2 e non per tutte le specialità, che si aggiungono a quelli statali, è in programma l'aumento di contratti regionali, perlomeno dove si risente maggiormente della carenza di specialisti nella nostra regione. C'è questa possibilità appunto di aumento? Quest'anno si è già visto un aumento delle borse per il corso di medicina generale e mi auguro che questo possa accadere anche per le specializzazioni mediche. È un tema chiaramente a carattere nazionale, quello ne parlavamo prima, della carenza dei medici e soprattutto della carenza in alcune discipline, in alcune specializzazioni. E c'è il tema aperto che riguarda sia l'eliminazione del numero chiuso per l'ingresso alle facoltà di medicina e soprattutto oppure per l'aumento del numero dei posti di scuola. Perché cosa è successo in questi anni in questo paese? Che si laureavano mediamente dai 8-9 mila circa medici all'anno, mentre le scuole di specializzazione erano la metà. Quindi c'era la metà dei medici che si laureavano che non potevano accedere alle scuole di specializzazione perché appunto i posti erano insufficienti. Sì. E siccome oggi qualsiasi tipo di assunzione in qualsiasi reparto, in qualsiasi necessità d'avere la specializzazione, è chiaro che molti medici sono rimasti. Si è bloccato. Succede che cosa? Che le regioni sono, come dire, l'istituzione che chiaramente deve programmare la sanità, certo, che è al polso della situazione, ma le scuole di specializzazione sono in carico al MIUR, quindi al Ministero dell'Istruzione. Questi due organismi si sono sempre parlati poco, certo, e quindi si è realizzato questo imbuto proprio formativo, anzi soprattutto per alcune discipline, e per esempio prima si parlava dei medici del 118, le regioni, qualche regione, anche noi, abbiamo chiesto appunto un numero di specializzazioni in più all'università e hanno concesso l'anno scorso e quest'anno proprio per le discipline in cui eravamo più carenti, guarda caso quella dell'urgenza e emergenza, ma non sono sufficienti e sono stati aumentati di un posto quella della pediatria, perché appunto era l'altra disciplina. Oggi il tema sta diventando un tema, come dire, che anche il Ministero sta prendendo in considerazione, quindi ci auguriamo che per il futuro, torno a ripetere, ecco, le università con le loro scuole di specializzazione aumentano il numero dei posti per da quest'anno invece è aumentato enormemente, cioè in maniera consistente, il numero dei posti per la medicina generale, perché difatti credo che nella regione nostra sono aumentati di circa 26 posti o 24-26, se non ricordo il numero preciso, insomma, che è un bel numero, proprio perché l'altra carenza che si sta già in alcune realtà italiane si sta verificando, ma fra un po' si verificherà anche dalle nostre parti, perché ci sarà la gobba pensionistica e quindi
molti medici, tra cui forse anche il sottoscritto, a riposare, e non ci sono i ricambi, perché appunto l'ammissione alle borse di studio è stata al di sotto delle aspettative. Domande. No, io invece volevo salutare le tante persone che ci stanno seguendo su Facebook. L'ultima arrivata è quella di Elisa, che ci dice: trasmissione molto interessante, grazie mille. Ma grazie a lei, a voi, che ci sta seguendo. No, potete continuare. È arrivato adesso per il sindaco un WhatsApp, immagino perché abbia sentito un ascoltatore in tempo reale. Ci dice: in virtù proprio della disinformazione, della poca informazione che c'è in giro sulla sanità, perché la giunta o l'amministrazione non organizzano dei gruppi di ascolto, di informazione itineranti magari sul territorio immagino si riferisca dell'assemblea, magari per poter informare la cittadinanza? No, questo lo dicevamo prima, è un grande tema. Noi abbiamo fatto commissioni, abbiamo fatto i consigli comunali aperti. Sì, forse si può anche andare in mezzo ai cittadini e provare a spiegare. Io intanto ringrazio Radio Velluto perché ci dà questa grandissima occasione, anzi vi dico pure, parlo anche a nome di Fabrizio, anche se non ci siamo confrontati, che siamo disponibilissimi a ritornare, perché far transitare la verità, guardate, è una cosa molto complicata in questo momento. Far transitare la verità. Poi io non ho mai detto che è tutto perfetto, anzi io sono il primo che mi imbestialisco tutti i giorni sulle questioni che non vanno, quindi potete immaginare se dico che è perfetto, che oggi ci sia un'assenza di 3 medici in cardiologia, 3, perché uno sta male, uno è fortunatamente incinta, l'altro non so, o va in pensione, quindi questo è un tema, quindi che ci siano gli ascensori che non si guardano, che portano le reparti, per il quale ancora non l'hanno realizzati, è un tema. Che non era arrivata la TAC, era un tema. C'era la necessità delle selezioni, come diceva Fabrizio, per la gastroenterologia, era un tema. Ma non è che non. Ma un conto è denigrare sistematicamente il nostro ospedale, un conto è provare quotidianamente a trovare la soluzione. Io dico, forse perché ci conosciamo da tanti anni, forse perché abbiamo lavorato tanto insieme, affrontiamo il tema ovviamente dell'ospedale di Senigallia non a sé stante, lo cerchiamo di mettere dentro un quadro generale, e lo dico anche con grande orgoglio, il comitato che... È che Maurizio manca questa identità del marchigiano, cioè quello che dite voi presuppone che ci sia un'identità culturale del marchigiano che dice bene, per certe cose invece di trovarle a Senigallia, come ero abituato a farlo 10 anni fa, 20 anni fa, x anni fa, prendo e vado a Iesi, prendo e vado lì. Guarda, perché questo è stato il piano, però non è arrivato. Guarda Luigi, adesso ti dico questo, sì. Non perché Fabrizio è qui, abbiamo fatto un progetto, pensato totalmente Fabrizio guardando oltre, sì. Sapevamo che c'era la necessità non solo dei posti letto in medicina, noi sapevamo che c'era la necessità di guardare alle patologie che diventavano croniche, che non avevano una risposta adeguata. Bene, siamo l'unica realtà nella regione Marche alla quale è stata assegnata 20 posti di cure intermedie fuori dalla struttura ospedaliera, ovviamente con i precetti. Invece è stata assegnata alla Fondazione Città di Senigallia, che è speculare, quindi in una filiera della prestazione non se ne parla, cioè non se ne parla, continuiamo a parlare. Io però è anche molto complicato. Io dico che i cittadini sono sempre molto più intelligenti di quelli che urlano, sì, certo. molto di più, la minoranza è sempre perché rumorosa, no, sì, quelli d'accordo. Che urlano non hanno argomenti, lo vedete, oggi parlano di un tema, domani ne parlano un altro. A me mi hanno accusato che non sono andato a fare una protesta sotto la regione con tutti i comitati perché gli altri sindaci. Allora, volete la verità? Così almeno ci capiamo con che soggetti ci dobbiamo confrontare, ed è difficile. Allora, di 228 sindaci della regione Marche, quel giorno da protesta ce n'erano 2,5. Chiaro? Quindi cos'era il problema? Del presidente dell'ANCI che non c'era? O di una valutazione
strumentale che si fa degli atteggiamenti. Noi stiamo cercando di applicare la legge. Poi lo dico pure sempre con Fabrizio: se questo governo va in deroga al Balduzzi, trova le risorse a destra e manca, vuole riaprire gli ospedali dappertutto, io non sono d'accordo, ma come sempre ci adeguiamo, perché noi quell'operazione di ottimizzazione del nostro territorio l'abbiamo fatta 20 anni fa, sì, l'abbiamo fatta in maniera intelligente, e in questo momento in maniera intelligente stiamo contribuendo. Ovvio che nelle fasi di grande trasformazione è inevitabile che ci siano anche delle momenti di frizione, e come ci sono stati quando, magari lo posso dire qui, che si pensava più a difendere il ruolo del primario e non la funzione del primario, più il primario come tale che l'incidenza che invece quel sistema avrebbe avuto dentro una organizzazione diversa. E Fabrizio lo diceva prima, tante della radiologia oggi non ne parla nessuno. Ricordate, io sono stato quello che è passato attraverso la chiusura dell'ospedale perché non c'era il punto nascita. Prima ancora, nel 2005 chiudevamo, non so perché. Poi sistemato il punto nascita non se ne è parlato più. UTIC, bombardamento sull'UTIC. L'UTIC tutto succede. Io dico, faccio sempre la domanda al cittadino: ma cosa succede? Tutto come prima. E allora qual è il tema? Certo. Ecco, quindi questo è il grande lavoro, non gliela facciamo arrivare dappertutto. Se mi date l'occasione, questa è una bella modalità, perché arriviamo dentro le case, parliamo alla gente, lo facciamo con il grande ritorno. Poi voglio anche i problemi, perché i problemi ovviamente rispondere a perché si è attesi e si è atteso nel al pronto soccorso per 6 ore, questo io faccio anche difficoltà quando dice a Fabrizio, rispondere, cioè è una questione molto tecnica, no? Il tema, e chiudo, penso al fatto che io abbia dovuto portare, e lo dico con grande orgoglio ma anche con la grande collaborazione, il sindaco di Fabriano e il sindaco di Iesi all'incontro con Ceriscioli, perché dicono: guardate, vogliamo stare tutti insieme perché ci crediamo in questo progetto, e abbiamo capito che Senigallia ha avviato percorsi per stare insieme e per superare quello che dicevi tu, cioè che conviene andare a fare un intervento a 10 km, ma si può venire a fare lo stesso intervento, un altro intervento a 10 km che siamo noi. Sì. Allora, io volevo unire un argomento principe di questo programma, che è Linea Diretta, che sono le strade, sindaco, lo dico anche. Le strade vengono sempre fuori. Allora, buongiorno, saluto Carlo Felice. Buongiorno, vorrei gentilmente capire perché non viene sistemata la strada di collegamento tra la provinciale corinaldese e l'ospedale, che essendo veramente disastrata fa sobbalzare le ambulanze e soffrire i pazienti che vengono trasportati. Sono un cittadino non di Senigallia, ma che transita tutti i giorni su questo tratto di strada, e credo che anche questa problematica sia inerente appunto al discorso sanità. Grazie mille. Mi sembra che tra tutte le cose che potremmo trattare oggi, questo è un tema, ma che la rimandiamo, Felix, quando vengo qui e mi chiedono tutte le buche del mondo, quindi non è un tema, non penso che sia un ingresso principale, quindi utilizzano l'arcevese e poi la complanare, così almeno ci capiamo, per chi viene da ovest, anzi non da est in questo caso. E comunque sapete che vanno messe dentro un piano e ci vogliono le risorse. In questo momento per quella strada non ci sono, quindi invito le ambulanze a passare sull'arcevese. Allora, prego Giulia, io sto guardando intanto. C'è una domanda per Volpini. Buongiorno, vorrei porre una domanda al dottor Volpini. Siamo da poco seguiti dal reparto oncologico qui a Senigallia e ci hanno consigliato di avere una consulenza a Ravenna. La visita specialistica costa 300 euro, che noi non abbiamo. Come può essere che un oncologo di Senigallia non riesca a prendere appuntamento direttamente tramite ospedale? Tra l'altro, prenotando noi, i tempi sono più lunghi e quando si parla di tumori sui giovani i tempi stringono. Come dobbiamo procedere? Dobbiamo ricorrere alle vie legali? Tanto, insomma, quando esistono queste situazioni è sempre comunque un dramma, ma l'ho detto prima, insomma, cioè, oggi l'oncologo è una di quelle discipline che, se appunto ritiene di dover
attivare una, la chiamano così oggi, una seconda opinione, piuttosto che, è chiaro che deve farsi carico chiaramente anche, come dire, dell'appuntamento. In libera professione, in intramegna, questa è chiaramente una valutazione che dovrà, è in capo al medico che appunto esegue questo tipo di percorso. Io posso dire come mi comporto io e come mi comporto mai da 38 anni, che la presa in carico l'ha sempre fatta, soprattutto quando si tratta di patologie di questo tipo, insomma. Tra l'altro io sono uno di quelle, e lo sa anche il presidente Ceriscioli, che è nettamente contrario all'intramegna in ambito oncologico, perché oggi l'intramegna non si fa solo sulle visite, ma si fa addirittura sugli interventi. E spesso ad un paziente sentirsi dire che quella neoplasia della prostata può essere operata anche a 6 mesi, sì, con il sistema sanitario, oppure fra 10 giorni con la stessa equipe, con lo stesso non è una bella, esatto, cosa. Allora, una bella, io bella, rispetto anche l'intramegna, anche sulla quale forse ai 6 mesi Beh, certo, magari lo dicono perché magari non rischiano, nel senso che quel tipo di neoplasia c'è un'evoluzione che può permettere anche una cosa, però dal punto di vista psicologico, un paziente che sa di avere una neoplasia, sentirsi dire t'opero fra 6 mesi, io sono contrario. Ben venga, insomma, c'è l'intramegna, è regolamentata da una normativa, tutto, ma sugli interventi, per esempio, che riguardano l'oncologia, proprio perché la malattia a torto o a ragione ormai è entrata, come dire, nell'immaginario collettivo, sì, sì, come una malattia devastante, com'è che lo chiamiamo anche voi giornalisti, il terribile male, certo, il male incurabile, sì, sì. Cioè, anzi, secondo me bisogna anche rivedere un po' di questo linguaggio, di queste terminologie, okay, insomma, perché evocano magari scenari che oggi non sono più quelli che erano, cioè, magari 30 anni fa. Quindi, per cui, torno a ripetere, io credo che lì l'oncologo che la incura dovrebbe fare qualcosina in più per rispondere a quella persona, perché spendere anche 300 euro per una visita, come dire, tra l'altro non so Ravenna, perché Ravenna non so cosa sia. Qui non viene specificato ovviamente perché per esempio c'è quella dell'istituto oncologico emiliano, che non è a Ravenna, però che, dove magari qualche volta vanno, ma è una struttura pubblica, insomma, poi anche lì ci sarà chi lavora in intramegna. Certo. Tra l'altro siamo in perfetto orario, Gigi, perché a me in questo momento è arrivata l'ultima domanda. Bene. Se non arriva altro, e dice: il sistema sanitario regionale sembrava in equilibrio e funzionale fino a pochi anni fa, era davvero necessario modificarlo? Si parla tanto di spopolamento dell'entroterra, di perdita di tradizioni e culture perché la gente abbandona i piccoli borghi, ma anche la questione sanitaria può essere importante in questo senso. Se penso che in caso di necessità ho un ospedale vicino, oppure devo sperare nella celerità dei soccorsi, nelle buone condizioni meteo, la cosa non mi fa pensare bene. Un saluto a tutti. Un tema che è quello appunto delle aree interne, che riguardano appunto tutta la parte interna della nostra regione, dove appunto insistevano alcuni di quegli piccoli ospedali che sono stati trasformati e sono stati trasformati in ospedali di comunità. Il problema è di riempire queste strutture, di riempirle di servizi ambulatoriali, ecco, di moduli di cure intermedie funzionanti, di arricchire quei territori e quei servizi di ciò che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Penso prevalentemente alla tecnoassistenza, cioè alla tecnomedicina, cioè, sì, oggi è possibile eseguire a Cagli, piuttosto che non so dove, un elettrocardiogramma, piuttosto che una spirometria, piuttosto che una visita dermatologica, e magari che viene letta, no, grazie appunto alla telemedicina, certo, viene letta in tempo reale. Esatto. Quindi una rete di servizi, un efficiente sistema di trasporto, no, per far sì che laddove c'è una patologia acuta, tempo dipendente, possa essere trasportata nel tempo giusto all'ospedale, come dire, più vicino e più appropriato. Certo. Su questo, insomma, ecco, la regione, come dire, ha messo in campo una serie, come dire, anche di strumenti, insomma, ecco, forse ancora non sono sufficienti, sarebbe lungo, per esempio uno su tutti, l'elicottero, come sapete, fra poco in questa regione ci sarà
ci saranno due elicotteri che voleranno e soprattutto che voleranno anche di notte, perché appunto nella gara del nuovo ci avrà la possibilità, e sono state fatte, credo, mi pare, adesso il numero non ricordo, ma un numero, come dire, di piazzole dove appunto l'elicottero è distribuiti omogeneamente su tutto il territorio, per cercare appunto, ecco, di avvicinare quella patologia acuta magari che è avvenuta in un posto, come dire, dove l'ospedale non c'è. D'altra parte però abbiamo detto prima, alcuni tipi di patologie, quelle più minacciose per la vita, penso all'infarto, penso all'ictus, non è che possono essere trattate, no, nel piccolo ospedale De Cagli, dell'ex piccolo ospedale De Cagli, piuttosto che, perché oggi quel tipo di patologie, per essere trattate, per avere, come dire, un trattamento efficiente, hanno bisogno, come dire, di medici, come dire, che preparati, ma non è preparati perché sono bravi, ma perché svolgono un volume d'attività che gli permette di avere quell'expertise in grado di dare, certo, la risposta. Tant'è che non è che lo possiamo avere dappertutto. Prima si parlava dell'UTIC, no? Oggi le angioplastiche, che è il modo con cui noi oggi curiamo l'infarto, non è che lo possiamo avere dappertutto, perché quei medici, quelli lì, hanno un'expertise, non un'esperienza, perché è un concetto diverso. Per dire in modo tale che lo capiscono tutti, ne fanno talmente tanti che sono bravi a farlo. Che garantiscono, ecco, il risultato. Perfetto. Quel piano nazionale esiti di cui io prima parlavo. Se tu ti discosti da quello, qualche cosa non c'è. Certo. O è un problema d'operatore o un problema di tecnologie. Ok? Però io capisco, la preoccupazione dell'abitante De Cagli piuttosto che del, certo, quello di Castro Corvara, che in quella struttura che era chiamata ospedale, che c'aveva però solo l'H, per il resto non è quello che abbiamo detto. Quello dicevi tu prima, vedeva anche sul piano la sua sicurezza. Il tema è che noi dobbiamo, come dire, portare lassù quei servizi che servono per rendere sicuro, esatto, cioè, per rendere sicuro, sì, quel territorio. È una rivoluzione, certo, culturale. Certo. Siamo in conclusione? Siamo arrivati alla fine, posso, perché posso, è arrivato mezzogiorno. Prego. Aspetta, che c'è Volpini vorrebbe parlare ancora. Una battuta sola. Dico sempre d'Arcevia, no? Noi anche Arcevia era sede di ospedale, no? Sì. Che abbiamo chiuso, anche allora è stato trasformato, anche allora c'erano le preoccupazioni, no? Sta di fatto che adesso che c'è più l'ospedale, Arcevia è la città marchigiana che ha il maggior numero di ultracentenari, vorrà forse di qualche cosa. No, chiudo solo con veramente, mi sento in dovere intanto di ringraziare voi per questa opportunità, e poi vorrei veramente, ma di cuore, ringraziare tutto il personale sanitario, sociosanitario, che in tutti questi anni, anche oggi, insomma, con spirito di dedizione, qualche volta con carenze, sì, del personale, cioè, magari con sacrifici, sono riusciti con turni massacranti, cioè, perché a garantire appunto comunque un'assistenza a tutti i nostri pazienti acuti, cronici, certo, territorio, ospedale. Veramente un grazie di cuore a tutti loro. Assolutamente un saluto a tutti. Allora volevo lasciare a Luigi, direttore responsabile, quindi la conclusione finale, il saluto a tutti i nostri ospiti, visto che sei qui, ne approfitto oggi. No, io sono contento, perché dico, molte volte noi abbiamo un sistema che è organizzato un po' su tutta la regione. Radio Velluto fa parte della rete di Orange Communication, quindi Radio Arancia, Radio Velluto, Radio Veronica, Radio Corno, eccetera. Dico mille volte che un editore locale deve fare anche questo, no? Quindi deve interagire con il sociale, perché se non fa quello è come se perdesse il mandato, no? Non parlo di comunicazione tanto per dirlo, lo dico perché sono convinto, perché io interagisco con la mia attività per dare una mano al territorio, voi fate l'attività politica e amministrativa, quindi tutti insieme dobbiamo migliorare il nostro territorio, che continuo a dire che è il posto più bello del mondo, ne sono convinto. Più vado in giro, più sono innamorato delle Marche. Confermo. Quindi lo faccio con molto impegno. Posso far salutare Gigi, anche metà lavorativa. Ringrazio Vivere Senigallia della collaborazione, che sono molto contento di questo. Grazie Michele. Buongiorno Michele. Grazie a tutti. Noi naturalmente, grazie Felix, ci ritroveremo, grazie a voi, per ci riaggiorniamo. Assolutamente sì, quindi ringraziamo Fabrizio Volpini, il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, Giulia Mancinelli, Michele di Vivere Senigallia, il nostro direttore. Grazie, è stato un piacere. Grazie a voi, ringrazio tutti i vostri radioascoltatori per il grande contributo che ci hanno dato anche oggi. Grazie. Grazie. Buon fine settimana a tutti voi. Grazie.
Sono le 12 e 3 minuti. Radio Velluto Notizie. Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Supercar comprate con assegni cabriolet, una coppia finisce nei guai. Si tratta di un uomo e di una donna, rispettivamente di 25 e 27 anni.